Quanti siete voi dipendenti della Servizi Sistemi e di cosa vi occupate? Noi siamo sull'appalto MIT, di cui ci occupiamo del rimessaggio, dei soccorsi in linea e delle pulizie in generale, anche manutenzione, in quanto riforniamo in alcune rimesse il gasolio e rebocchiamo l'acqua in uscita delle vetture. Siamo 146 persone circa impiegate in questo appalto. E avete un orario, uno stipendio medio, di quanto stiamo parlando? Stipendio medio è quello previsto dal contratto collettivo nazionale delle pulizie e multiservizi e mediamente prendiamo 7,50 l'ora lordi. Cosa vi aspettate da queste iniziative? Qual è la vostra preoccupazione? A queste iniziative ci aspettiamo semplicemente rispetto di pari dignità con i lavoratori di MT. Noi ci consideriamo lavoratori di serie B, in quanto c'è gente con alta personalità, in quanto è in possesso dei requisiti necessari e idoneità per essere assunti in MT. Per cui attendiamo semplicemente la dignità di qualunque lavoratore, di ogni qualunque lavoratore normale, diciamo normale tra virgolette in Italia, perché normalità in Italia mi pare che sia più poca. 150 dipendenti che da oltre 20 anni in maniera invisibile si preoccupano della manutenzione, del soccorso ai mezzi e della pulizia degli autobus. Ecco, la grande preoccupazione è che non avvenga quello che è accaduto all'inizio dell'anno, cioè che un altro appalto più piccolo, che era la sorveglianza su AMT, sono stati lasciati tutti a casa proprio per il mero fine di far cassa, di risparmiare. Detto ciò, noi stamane siamo qui per far vedere ai vertici AMT che c'è appunto questo spaccato di popolazione che ha la necessità di essere assicurata proprio per il prossimo futuro, per il loro lavoro.